Il numero 115 di Altre Visioni si apre con l'articolo apparso su Repubblica.it del 27 maggio, che segnala le crescenti critiche a Beppe Grillo da parte di aderenti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle. Il leader del movimento insiste nel perseguire l'utopia della completa pulizia e moralizzazione della vita pubblica italiana, tralasciando ogni forma di realismo e compromesso. A volte le avventure umane sono compromesse dai propri stessi creatori, perché, come scrive qualcuno, nessuna impresa è stata mai compiuta da un uomo ragionevole, ma è pur vero che un buon piano oggi è meglio di uno perfetto domani. Cronaca di una guerriglia annunciata, si potrebbe dire, e di ritrovamenti da parte della polizia di mazze, asce, spranghe, bastoni, addirittura liquido infiammabile, nascosti nei canneti sotto il ponte Duca d'Aosta, erano sintomatici di un bubbone che sarebbe scoppiato alla fine del derby. In questo servizio di studio aperto del 27 maggio viene mostrato l'ennesimo uso pretestuoso di una partita di calcio per scatenare delle violenze. Questi casi, in cui alcuni gruppi di persone vanno deliberatamente in cerca di un'occasione per soddisfare la voglia di violenze, sembrano indicare che in alcuni nasca spontanea la carica aggressiva, indipendentemente da ciò che può accadergli intorno. Forse bisognerebbe indagare cosa fare con persone irriducibilmente violente. La Gazzetta.it del 28 maggio segnala come sia sempre più frequente l'abbandono dell'attività sportiva da parte dei ragazzi che non riescono a reggere la pressione derivante dalla crescente competitività loro richiesta dagli adulti. Lo sport smette di essere un gioco e diventa una prestazione, producendo un disamore verso lo sport stesso. In un ardito parallelo, è come nei paesi del terzo mondo che gli adulti chiedono ai loro bambini un numero sempre maggiore di ore di lavoro. Il 28 maggio il Messaggero.it pubblica la notizia che gli avvocati difensori della ragazza picchiata dal fidanzato lasciano la difesa perché lei decide di tornare da lui. Quando la cronaca riferisce delle storie di violenza di un compagno, marito, fidanzato, sadico e persecutore, si ipotizzano e si indaga sulle cause e le responsabilità del sadico. Molto raramente, o quasi mai, si indaga e si ipotizza sul ruolo del masochista, della vittima. Forse perché, nelle storie che si ama raccontare, il cattivo fa più presa sul pubblico. In questo modo, però, non ci viene permesso di conoscere tutti gli aspetti di questi episodi di violenza. Ultima notizia di questo numero è colta dal Fatto Quotidiano.it, che nota il 30 maggio che sono stati scoperti, in una settimana, 3 casi di abusi delle maestre nelle scuole dell'infanzia. È una sfortunata coincidenza o solo la punta di un preoccupante iceberg? Il vero problema è che i meccanismi di selezione dei docenti nelle scuole italiane seguono tutti i percorsi possibili, tranne quelli necessari per valutare se una persona ha caratteristiche prosociali della personalità, ovvero se sia tendenzialmente disposta ad aiutare gli altri. Se così si facesse, sarebbe una vera rivoluzione a costo zero.